sì. Direttore del Sound Film Festival. Esatto. Tu che praticamente sei diventato uno di quelli che sei pionieri praticamente della terra casertana, della terra campana in stato di cinema. Sì. E quindi? Dopo quanti anni? 25. Questa sera a Palazzo Rando stiamo festeggiando la settima edizione di Terra di Cinema, che si propone appunto di parlare del territorio del cinema in istante come territorio della mente. Un consiglio ad una iniziativa così giovane? Avere quella tenacia e quel coraggio che abbiamo avuto noi temerari, e mi metto dalla parte dei vecchi. Ed eravamo una bella generazione che poi è scoppiata e è andata a Roma. E questa storia continua, perché c'è stato un salto generazionale che ha fatto un po' allontanare sia il cinema che un po' tutti i giovani da una sorta di movida casertana che ha consacrato gli anni 90. Quindi mi fa piacere essere qui, mi fa piacere essere testimonial di questa continuazione, che è di nuovo in salita, con Terra di Cinema e con tutti gli amici che stanno facendo questi grandi sforzi, sia produttivi, sia di comunicazione, sia di eventi culturali. Rivedo il nostro coraggio ed è quello che spinge un po' tutti a fare, secondo me, la cosa più bella, quando si è innamorati pazzamente di un progetto, di un evento, di un momento di anche di aggregazione, sicuramente riesce bene. Ed è, sono qui apposta per questo, per testimoniare di questo successo. Il coraggio è l'elemento che poi premia in un momento in cui le multisala diventano sempre più numerose. È quello il consiglio che tu ti senti di dare, o c'è magari un segreto nella ricetta del successo? Guarda, noi il successo l'abbiamo avuto quando le sale chiudevano e non esistevano le multisale. E quello che so è che Terra di Cinema è itinerante, Terra di Cinema ricerca le location, i luoghi, ricerca le persone. Certo, questo è un concetto completamente diametralmente opposto dal fattore commerciale, che invece unisce i multiplex e le multisale. Io non so se da qui a breve colpirà anche questo fenomeno, che ovviamente si sta pian piano disgregando, e si ritorni al concetto di vivere l'emozione cinematografica assieme, e assieme basta un luogo, basta un teatro, basta una piccola sala come quella di stasera o basta una grande arena, però il concetto di essere assieme. Quindi non lo so, io me lo auguro che ritorni ancora di nuovo, nuovamente, il concetto di vivere insieme l'evento cinematografico, come si vive ancora, e spero ancora per tantissimo, l'evento teatrale, che non viene sminuzzato in tante piccole sale, o come quello musicale. Quest'anno Terra di Cinema dedicherà attenzione ai documentari. Quanto spazio avete dedicato voi ai documentari nella edizione ultima del Samneo Film Festival? Guarda, mai come quest'anno abbiamo dedicato proprio una sezione che si chiamava, se non vado errato, Cinema e Moda, dove abbiamo messo su tre documentari importanti. Ricordo i due più importanti, anzi no, sono tutti e tre, perché sono tre momenti separati. Quello di Valentino, della storia di questo grande stilista in una versione cinematografica. Poi c'è stato un altro documentario importante sull'Hollywood sul Tevere, che era il periodo storico degli anni 50-60, delle grandi dive, e soprattutto il rapporto del costume, inteso non come costume di scena ma come costume come effetto, quindi il famoso periodo della Dolce Vita. E poi ancora L'Abito di Scena, una produzione di Cinecittà che tratta e segna un po' il periodo sempre storico e grande del cinema italiano a Cinecittà, e il modo di come vestire le grandi attrici sui set. Il documentario oggi ha questa nuova veste, che abbandona quello, si svecchia. Il documentario, già come parola, è una parola grossa, impegnativa, e che credo con Terra di Cinema possa entrare sempre di più, si possa radicare in provincia. Sta succedendo molto nelle metropoli, sta succedendo, vivo l'effetto essendo a Roma, nell'effetto della capitale, dove ci sono delle sale dedicate ai documentari, i festival dedicano delle sezioni ai documentari. È un nuovo linguaggio,
è assurdo poter dire, sembra quasi dissonante, è un nuovo linguaggio di una parola vecchia. E invece no, perché il successo di alcune case di produzione come Fandango ed altre che stanno investendo nei documentari hanno di ritorno un successo ovviamente di nicchia nei festival, che forse possa poi un giorno anche far arrivare un pubblico a pagamento, cioè un pubblico che è interessato a conoscere, vedi il successo di Michael Moore, per dire, te ne dico una su tutti, il fenomeno del conoscere, di sapere, di non prendere solo esclusivamente il cinema come momento di intrattenimento, di svago della mente, ma è anche un momento di riflessione.